I Berge kämen er, zur Ressitz gut, zu Ci sono nell'aria che respiriamo i cosiddetti gas inerti. Portano curiosi nomi greci di derivazione dota, che significano il nuovo, il nascosto, l'inoperoso, lo straniero. Il suo interesse storico è esiguo perché non fu mai parlato da più di qualche migliaio di persone, ma è grande il suo interesse umano, come lo è quello di tutti i linguaggi di confine e di transizione. Avevo sempre considerato la mia origine come un fatto pressoché trascurabile, ma curioso, una piccola anomalia allegra. Avevo in cassetto una pergamena miniata con su scritto in eleganti caratteri che a Primo Levi di razza ebraica veniva conferita la laurea in chimica con 110 lode. Era dunque un documento anticipite, mezzo gloria e mezzo scherno, mezzo allusione e mezzo condanna. Quei conigli, per ordine del commendatore, vivevano ciascuno nella sua gabbia, maschi e femmine, in stretto celibato, ma venne un bombardamento notturno che, senza fare molti altri danni, sfondò tutte le gabbie e al mattino trovammo i conigli intenti di una meticolosa e genera compagna copulatura. Le bombe non li avevano spaventati per nulla. Appena liberati, avevano subito scavato nelle aiuole i cunicoli da cui traggono il nome. E al minimo allarme abbandonavano a mezzo le loro nozze e si rifugiavano. Io, dopo il matrimonio di Giulia, ero rimasto solo con i miei conigli. Mi sentivo vedovo e orfano e fantasticavo di scrivere la saga di un autonomo di Corbogno. Prometeo era stato sciocco a donare il fuoco agli uomini invece di venderlo. Avrebbe fatto quattrini, placato Giove ed evitato il guaio dell'avvoltoio. Mentre Emilio ed io assistevamo dal cortile alla funerea cerimonia, la capa uscì solenne dalla finestra, si librò ponderosa, si stagliò contro il cielo grigio di via Massena, venne abilmente agganciata alla catena del parangon e la catena gemette e si spezzò. La capa piombò per quattro piani ai nostri piedi e si ridusse in schegge di legno e vetro. Chi ha sfondato la barriera ed è ormai padrone di costruirsi il passato che più gli aggrada, di cucirsi intorno i panni dell'eroe e di volare come Superman attraverso i secoli, i meridiani e i paralleli. Da questa sempre rinnovata impurezza dell'aria veniamo noi, coi nostri 4 miliardi di opinioni discordi, i nostri millenni di storia, le nostre guerre e vergogne e nobiltà e orgoglio. Questa cellula appartiene ad un cervello e questo è il mio cervello, di me che scrivo. E la cellula in questione, ed in essa l'atomo in questione, è addetto al mio scrivere, in un gigantesco, minuscolo gioco che nessuno ha ancora descritto. È quella che in questo istante, fuori da un labirintico intreccio di sì e
e di no, fa sì che la mia mano corra in un certo cammino sulla carta, la segni di queste volute, che sono segni, un doppio scatto, in su ed in giù, tra due livelli di energia, guida questa mia mano ad imprimere sulla carta questo punto, questo. Questo punto, questo punto, questo.